Luca Telese per affariitaliani.it. Siamo alla presentazione dei nuovi palinsesti autunnali di Radio 24 e tu condurrai una nuova trasmissione e ti chiediamo qualche anticipazione. Beh, sono felice come una Pasqua, perché questa non è una trasmissione, è una missione spirituale. Io ho ascoltato con molta attenzione Milan, di cui sono orgoglioso di ereditare il testimone. Quel programma è una cosa strana, è un misto fra l'ultra informazione di chi sta nel traffico al volante, deve sapere subito cosa c'è sui giornali, cosa gli serve, la cosa bella, la cosa curiosa, ma vuole anche divertirsi, vuole anche scherzare sulle cose della giornata. Quindi io ho coniato questo termine infojokement, non so se è un orribile neologismo, però dà l'idea che il massimo della funzionalità è anche il massimo della leggerezza. C'è un popolo in Italia di condannati, i non svegli, sono quelli che, i già svegli, cioè ci sono i non svegli che non si sveglieranno mai e quelli che per lavoro, per le vicende della vita, devono alzarsi presto, devono tirare la carretta e devono essere nel mondo con un tocco di leggerezza e di utilità. E tu farai fatica a alzarti presto? Ma io devo dire, di solito mi sveglio facilmente, però svegliarsi per diletto, perché è un lavoretto da fare una volta, parlavo infatti con Milan, è diverso da svegliarsi tutti i giorni che Dio manda in terra dal lunedì al venerdì. È un'esperienza simile, non so, al Tibet, con i monaci zen. Infatti lui mi spiegava che ormai misticamente ha preso l'abitudine e si sveglia con uno squillo di iPhone. Bocca al lupo.